oltre 100 musicisti provenienti da tutto il mondo a Palazzo De Maio nel centro storico di Chieti. Dal 26 luglio all'11 agosto va in scena il Festival Internazionale di Musica Classica. Ideato e diretto da Giuliano Mazzoccante, organizzato dall'Associazione Art Ensemble, dalla European Foundation for Support of Culture e dal Comune di Chieti, con il supporto di Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Villa Serena per la Ricerca, Passa de Cecco e numerosi altri partner privati, il festival presenta un format unico che include momenti di studio e di spettacolo. In particolare l'edizione 2022 conta 14 masterclass e 12 concerti. La formula innovativa è dare spazio ai big della scena mondiale affiancati da giovani talenti. Giuliano Mazzoccante, ideatore e direttore artistico dell'International Music Festival Musica Classica di Chieti, come nasce questa idea? Perché ormai sono 5 anni. Sì, l'idea nasce da un progetto di poter vivere un po' la mia città, perché io sono nato a Chieti e questa regione che è bellissima. Infatti il festival negli anni si è spostato all'interno della regione, nelle varie città, portando concerti da Chieti, che è il fulcro, diciamo, del festival, che si basa sia su masterclass che su concerti, nelle altre città. Siamo stati ospiti dei concerti dell'Abbazia a Teramo, siamo stati ospiti a Pescara, siamo stati ospiti a Vasto, dei concerti di Palazzo d'Avalos. Quindi diciamo che l'intento è quello di... Io dico sempre, siccome viaggio in giro per il mondo continuamente, a un certo punto ho detto, ma perché non tentare di portare il mondo nella nostra regione e nella nostra città? Questo era il mio sogno fin da una decina di anni fa. Logicamente un festival richiede tantissime sinergie. Non è un concerto, perché organizzare un concerto è un attimo, è quel momento. Un festival richiede mesi, mesi e mesi di preparazione, perché i dettagli sono infiniti. Dalla parte burocratica alla parte artistica, agli inviti mirati, alla possibilità di trovare grandi docenti liberi nel periodo in cui io ho deciso di fare il festival. E devo, no, non nascondo che molte volte le date sono state dettate proprio dalla disponibilità dei grandi docenti. 5 anni, quindi un periodo per me molto breve se penso alla mia vita e alle tante cose che ho fatto, però devo essere sincero, per un festival è un bellissimo traguardo. Dicevo di tante sinergie perché comunque un festival non si fa da solo. Un festival si fa con l'aiuto di tanti giovani e che sono stati un po' uno dei punti fermi di questa idea di festival, cioè nello staff, nella musica, avere sempre i giovani e i giovanissimi per far fare loro esperienza e per cogliere da loro un'energia speciale che solo loro possono nascondere e rivelare al momento giusto. E poi i grandissimi nomi, i grandi maestri internazionali che da soli riescono ad attrarre in un punto qualunque del mondo, e per fortuna Chieti Classica, una marea di musicisti da ogni parte del mondo. Quest'anno noi siamo riusciti ad andare avanti durante tutto il periodo di Covid, che è stato un periodo difficilissimo. Voi immaginate l'anno scorso, 2 anni fa, tutti i tamponi, Green Pass a ogni entrata, il controllo della temperatura tutte le mattine, autocertificazioni. Siamo diventati una sorta di... non lo so, di computer. Ogni mattina avevamo una scaletta nella testa insolita per un festival di musica classica, ma abbiamo imparato anche da questo, e secondo me è stato un valore aggiunto perché abbiamo avuto ancora maggiore attenzione, della quale facciamo tesoro adesso, nella quinta edizione, dove certo l'emergenza non è completamente svanita, ma ci possiamo permettere di vivere con un po' più di serenità alcune situazioni. Il Festival Chieti Classica nasce pensando sostanzialmente a 2 grandi progetti. Uno, la formazione di alto profilo con docenti internazionali. 2, i concerti. Ogni sera c'è un concerto. Giovani, allievi selezionati durante le masterclass, maestri che quando si rincontrano qui a Chieti a pranzo, a cena, decidono: suoniamo qualcosa insieme? Perché no? Domani, dopodomani. E da questo, dall'amicizia, dalla condivisione, nasce la bellezza di questo festival, perché poi le persone vivono la nostra gioia. Perché alla base di tutta questa fatica c'è la consapevolezza che poi arriva una grandissima gioia che ripaga di tutti gli sforzi. E ripeto, la cosa principale è trovare dei collaboratori validi, seri e appassionati. Perché se manca la passione, mancano anche le forze. Se non sono validi, ahimè, non sono così utili alla causa, ma sinceri, perché devono vivere sinceramente l'intenzione che questo festival vuole trasmettere, e cioè la bellezza della musica che passa attraverso le emozioni. Quando dal palco gli artisti suonano, però non è un momento di un concerto, è un momento emotivo, è un momento in cui loro che sono lì si emozionano in una maniera unica.
unica ed esclusiva. E noi che siamo qui possiamo godere di questa bellezza, di questa unicità di questi momenti. So che a spiegarlo sembro un po' matto. Non so se lo sono, sono matto per la musica, sono matto per i musicisti, sono folle e appassionato di questo bellissimo progetto che è Chieti Classica, che spero sempre di più anche nei prossimi anni possa diffondersi all'interno della nostra regione, creare magari un circuito molto più esteso, perché noi siamo pronti ad offrire i nostri concerti a tutto il territorio abruzzese, perché abbiamo talmente tanti artisti che, credetemi, è difficile farli suonare tutti in questo breve periodo. Devo dire la verità, naturalmente, come ho detto all'inizio, ci vuole grande sinergia. Noi abbiamo avuto dei partner importantissimi. Quest'anno in particolare organizza di nuovo con noi il festival European Foundation for Support of Culture, e da domani avremo qui, da dopodomani, un paio di giorni, avremo qui anche il presidente della fondazione, che sarà qui per tutta la durata del festival, quindi godrà con noi di queste bellezze. Ma anche la fondazione, ecco, qui siamo ospiti dentro Palazzo De Maio, la fondazione Banco di Napoli, che è il nostro main partner, ci dà l'opportunità di vivere tutto il palazzo, di vivere questo bellissimo teatro giardino, di vivere le giornate intensamente in un luogo che comunque ispira e crea ispirazione. Naturalmente abbiamo quest'anno anche, ad esempio, la Fondazione Villa Serena per la Ricerca. Uno non lo può immaginare che un ente di cura, di specializzato, sia così vicino all'arte e alla cultura. Invece anche questo. E naturalmente, come unico partner commerciale ufficiale, abbiamo anche Pasta de Cecco, che ci dà anche una visibilità internazionale, perché tutti gli artisti che vengono in questo festival conoscono la bontà dei nostri partner. Dato importante per la quinta edizione è la presenza di tantissimi artisti stranieri. Su un centinaio di musicisti, e parliamo solo di quelli che sono protagonisti, non di tutti gli accompagnatori, il 70% sono stranieri, provengono da altre nazionalità, Corea, Germania, Austria, Israele. Abbiamo penso una ventina di ospiti da Israele quest'anno a Chieti. Pensate che l'anno scorso erano solo tre. Hanno diffuso la bellezza della nostra atmosfera, del nostro festival, e sono tornati quest'anno in tantissimi. E questo ci emoziona, anche perché è un'altra cultura. Avere l'opportunità per questi giovani e per me, per noi, di incontrare tante culture diverse, ci permette ancora una volta di crescere, di capire, di apprezzare. Ci sono ragazzi che il sabato, per un fatto religioso, non possono suonare, non fanno lezione. All'inizio io sono rimasto un po', come dire, sorpreso, ma poi ho capito, e questa è un'altra lezione, cioè ognuno deve rispettare l'altro, e la musica qui a Chieti Classica insegna il rispetto altrui. Questo è il primo posto. E poi c'è anche un altro aspetto, che questo festival è completamente gratuito, e quindi si fa anche un'operazione culturale di conoscenza della musica classica per chiunque la voglia ascoltare. Molti ci criticano per questo, perché dicono la musica di alto livello va in qualche maniera, ci arriveremo, così facciamo anche contenti coloro che naturalmente riconoscono il valore di quello che facciamo. E capisco anche questo aspetto, perché molti ci chiedono di mettere un biglietto di ingresso. Siamo al quinto anno, siamo all'inizio. Un festival che si rispetti deve essere vivo da almeno 15-20 anni. Noi siamo al quinto anno, siamo dei giovani adolescenti di questo festival, e quindi vogliamo dare un segnale forte, vogliamo che le persone vengano e conoscano la bellezza della musica. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo la fortuna di avere ospiti qui i Virtuosi di Kiev, l'Orchestra Virtuosi di Kiev, che tra l'altro sono ospiti del Teatro Marruccino e di questa città già da qualche mese, e l'European Foundation ha voluto aiutare anche l'orchestra inserendola in questo festival con grandissimi direttori e solisti. Pensate, l'inaugurazione sarà fatta dal maestro Larsen, che vive a Salisburgo come direttore, e da un solista straordinario che è Hans Hu, coreano, che è venuto appositamente da Seoul, il vincitore del premio Beethoven di Bonn, che questa sera suonerà in prima serata nell'inaugurazione, suonerà il concerto per pianoforte e orchestra di Mozart in re minore. Domani un italiano solista, vincitore del premio Mozart di Salisburgo, qui a Chieti, con un direttore israeliano, straordinario. Quindi, e ogni sera c'è una sorpresa. Chieti Classica è anche gioia, come dicevo prima, e quindi affiancata a questi grandi concerti abbiamo delle sorprese giornaliere. Non vi svelo i flash mob che faremo, ma ci saranno tante piccole sorprese, anche simpatiche, per coinvolgere i più piccoli e, perché no, anche i più anziani. Diego Ferrara, primo cittadino di Chieti, inizia questa sera Chieti Classica, questa kermesse che porta qui in Abruzzo nomi importanti internazionali e che consente anche di far conoscere questa bellissima città.
Sicuramente è un'opera di promozione turistico-culturale che abbiamo fortemente voluto e che si è concretizzata grazie all'impegno del mio vice sindaco Paolo De Cesare, soprattutto all'estro e alle conoscenze, diciamo così, del maestro Mazzoccante e direttore artistico del nostro teatro. Tengo a precisare che questa sera apriamo con l'Orchestra dei Virtuosi di Kiev che esattamente due mesi fa siamo riusciti a far venire a Chieti attraverso un'opera diplomatica molto delicata con il governo ucraino, e perché avevamo pensato, ci era venuta questa idea di salvare queste persone dalla guerra, e il Ministero, in un primo momento siamo rimasti un po' delusi perché avevano permesso solo alle donne di venire, successivamente siamo riusciti a far venire anche gli uomini, strappandoli ovviamente all'obbligo della leva e della guerra. E la cosa fenomenale è che questi musicisti, valenti musicisti, ci dimostrano, oltre che la riconoscenza, una familiarità e un affetto incredibili. Quindi veramente la mia amministrazione sta facendo tantissimo per la cultura. Abbiamo un cartellone, oltre la lirica, estremamente ricco quest'estate, c'è di tutti per tutti i gusti e stiamo riscontrando un notevole successo. Apro e chiudo una parentesi: a fianco a questo sono stato molto contento nel vedere scritto sui giornali di giorni fa che gli esercizi economici, i ristoratori, i B&B e i proprietari di alberghi sono pienissimi, cioè hanno avuto tutto il pienone completo, e di questo non posso essere altro che soddisfatto. Paolo De Cesare, vice sindaco di Chieti Classica. Questo festival porterà qui tantissimi artisti di livello internazionale ed è anche un modo per dare la possibilità di conoscere l'Abruzzo e le sue eccellenze. Assolutamente, condivido quanto detto, perché Chieti effettivamente in questi giorni sta divenendo la capitale della cultura per quanto riguarda la musica classica. Siamo infatti davvero soddisfatti che come amministrazione comunale la città veramente in ogni angolo è gremita di partecipazione, non solo di pubblico ma anche di tanti musicisti di grande qualità e di grande spessore che stanno arrivando da tutto il mondo. Infatti avremo anche l'Orchestra dei Virtuosi di Kiev, quindi insomma ci saranno tante eccellenze nel campo della musica classica, Pavel Givilov, Pavel Berman, insomma sono nomi veramente altisonanti che porteranno un valore aggiunto a questa importante rassegna.